Eccoci di nuovo qui al tutorial numero 3 sul programma di videoscrittura finale 2009. In questo tutorial tratteremo lo strumento articolazioni. Lo strumento articolazioni è questo. Questo strumento serve per mettere tutti quei simboli tipo lo staccato, l'accento, il punto coronato, eccetera, eccetera. È molto semplice da usare questo strumento. Basta cliccare sopra la nota dove vogliamo mettere questo simbolo, tipo così, ed esce questa finestra. In questa finestra sono elencati vari simboli. Naturalmente il primo è quello più usato, cioè il simbolo dello staccato. Poi abbiamo per esempio l'accento, poi abbiamo per esempio appunto il punto coronato, il mordente, il gruppetto, poi il simbolo dell'arco in su e l'arco in giù che serve per i violini, i violoncelli, strumenti ad arco e tanti altri. Una volta uscita questa finestra si sceglie quale articolazione mettere, non so, per esempio, ecco, scegliamone un'altra, voglio mettere un accento e poi seleziona. Oppure più velocemente clic su questa un'altra nota e facciamo direttamente doppio clic e saltiamo così, seleziona. Quindi esce direttamente. In questa finestra, se non troviamo il simbolo che cerchiamo, andiamo su Crea. Esce quest'altra finestra. Qui, cliccando su Principale, si accede a un'altra finestra dove ci sono ancora altri simboli. Vedete, per esempio, il simbolo del pentagramma, questo, i numeri, tantissimi. Mi scorro un po' e quindi una volta diciamo trovato il simbolo da mettere, noi ci clicchiamo sopra, sempre questo, seleziona, va qui, facciamo ok e si aggiunge alla fine dell'elenco. Seleziona e abbiamo il nostro simbolo che non avevamo trovato. Vi raccomando una cosa, come avete potuto vedere nella finestra principale, per esempio il trillo, oppure andiamo su Crea, le chiavi, il bemolle, tra parentesi, questi in effetti sono solo grafici, sono simboli grafici che non valgono, diciamo, musicalmente, ecco, non è che si cambia la chiave con questo, oppure si mette una nota e suona con questo, per esempio, un diesis. Sono solo simboli. Questo perché questi simboli, tutti i simboli musicali, non sono altro che un font, cioè un carattere. E infatti qui è indicato che carattere è il font maestro, dove a ogni lettera della tastiera, ogni numero, ogni tasto corrisponde un simbolo musicale. Ecco perché. Quindi attenzione, per esempio, anche queste indicazioni qua di forte, sforzato, pianissimo, questi sono simboli che poi nella partitura si mettono con un altro strumento che poi studieremo dopo. È tutto per ora, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!